a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio di Nuove Stelle. Torniamo in compagnia di Jennifer Nolan, la nostra stella ormai a 3 stelle e che si avvia per la fama verso la quarta stellina. E dove siamo rimasti? Allora, l'abbiamo lasciato nello scorso episodio che avevamo festeggiato il sabato, il Capodanno. Siamo a domenica, sono le ore 17 e tra un'ora inizieranno i premi delle stelle. Quindi io vorrei partecipare perché non ho capito se hanno annullato la nostra candidatura o se è sempre valida, insomma vorrei vedere tante volte riuscissimo a portare a casa insomma un altro premio. Con i soldini che abbiamo guadagnato ho fatto un altro po' di spese, ho comprato un computer come vedete, qui ho messo comunque oggetti di arredo qui su questa cassapanca che ho aggiunto. Ho messo questa piantina, l'attaccapanni, porta ombrelli, regolatore di temperatura, fazzolettino, insomma tutte le decorazioni. Sto finendo insomma di fare i dettagli, le rifiniture e poi ho deciso di aggiungere alla camera da letto un accesso a una cabina armadio che devo completare perché non avevamo più soldi, quindi per il momento ho messo questa, poi sarà insomma una cabina armadio da diva in piena regola. Poi sono andata un pochino intanto avanti con gli obiettivi per l'incarico, quindi abbiamo sviluppato l'abilità di comicità, siamo a livello 7 e ho sviluppato l'amicizia con il regista. Mi manca da fare la ricerca sull'emozione furente che non mi è riuscita finora di fare perché vedete anche adesso io le ho fatto fare la ricerca, mi ha preso lo stato morale furente, questo qui la rabbia dentro, insomma l'ha fatto questa sua ricerca interiore, però c'aveva sempre degli stati umorali super felici, super ispirati, insomma non mi è riuscito di far prevalere questo stato morale furente, perché se faccio interazioni anche perfide, però senza che mi sia qui in cima lo stato furente, non me li conta per l'obiettivo. L'ho anche fatta appunto litigare con una sim, però non mi ha sbloccato nulla, quindi dobbiamo aspettare che si annullino questi effetti qui. Speriamo, insomma, perché l'indomani, lunedì alle 9, avremo appunto l'ingaggio, lo sceriffo di Alfa Centauri. Quindi, insomma, speriamo di riuscire in tempo. Ok, ora si sta rimirando allo specchio per la sua fissazione. E poi direi che appunto sono le 18. Finisci pure, cara. Ok, fatto. Sì, sei bellissima. Quanto ti ci vuole? Bene, grazie. E adesso viaggiamo subito. Che l'altra volta, se vi ricordate, col fatto che avevamo un'audizione, non siamo riusciti ad arrivare in tempo ai premi delle stelle e quindi ci siamo persi magari un potenziale premio. Quindi magari ci riproviamo partecipando dall'inizio. Adesso non dovremmo avere problemi neanche a entrare perché le 3 stelle ce le abbiamo, quindi entriamo a testa alta e vediamo di prenderci, speriamo, quello che ci spetta. Anche perché è l'unica cosa che ci manca da fare per completare questa pietra miliare, quindi andiamo. Quindi vieni qui, ti siedi, cara. Allora dovremmo poter entrare senza problemi adesso, in teoria, fatemi vedere. Arriva e butta fuori, anzi la butta fuori, salve, io posso passare, guardate come sono elegante e sinuosa nel farlo. Abbiamo vinto, ragazzi! Ok, adesso è furente, really? Veramente adesso che devi ritirare il premio? Vai ad accettare il premio, non farmi cavolate, eh? Aspettate, fatemi vedere che dice. Grazie alla più recente interpretazione, Jennifer Nolan ha vinto il premio delle stelle per la migliore recitazione. Puoi trovare il premio nell'inventario di un'unità familiare del sim. Oh, finalmente mi devo godere assolutamente questo momento. Grazie, grazie. Oh, che emozione! Abbiamo vinto il nostro primo premio, ragazzi. Sto facendo un sacco di foto io. Oh, manda i baci ai fan. Che classe, ragazzi. Che classe. Brava, Jennifer. Bravissima. Oh, bene. Quindi ora dovremmo aver... Esatto, mi ha già spuntato la pietra miliare, perfetto, grande Jennifer. Quindi ci manca l'ultima per diventare attrice magistrale. Abbiamo completato attrice esperta. Quindi dobbiamo conseguire il livello 10 di recitazione che abbiamo già fatto, collocare una piastrella per celebrità nel boulevard delle celebrità e guadagnare l'oro recitando in un film. Va bene, allora, questa tanto la faremo subito appena andiamo al lavoro. E poi dobbiamo collocare una piastrella.
che poi vedremo un pochino se lo possiamo già fare o ci richiedono altri requisiti. Anzi, fatemi vedere subito. Non lo faremo ora, però voglio vedere se intanto è una cosa fattibile. Devo diventare superstar planetaria. No, non è fattibile, va bene. Ok, va bene. Comunque, direi che possiamo anche levare le tende, tanto il nostro premio l'abbiamo ritirato e dovremmo trovarlo, ho fatto un monte di foto, dovremmo trovarlo nell'inventario. Quindi abbiamo vinto il premio delle stelle per la migliore recitazione grazie alla nostra più recente interpretazione. Che bello. Va bene ragazzi, ciaone a tutti, noi ce ne andiamo anche perché Tesa deve specchiarsi, quindi vai a casa. Ok, allora so che sei tesa, però siccome non voglio che mi diventi fiduciosa, mi vieni qui e mi fai adesso una ricerca sull'emozione furente, così vediamo se attecchisce. Non attecchisce, va bene, allora vieni a specchiarti. Non ce la farò mai a fare questa cosa, ragazzi. Prova sempre. Oh, aspetta, 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 ora è furente, ora è furente. Ferma lì. Allora, quindi facciamo un po' di cose negative. Allora, vieni a calciare, dai. Vediamo se riusciamo a completare questo obiettivo. Ha troppi stati umorali questa donna, veramente. Dai. Che bella che tira il calcio al bidone con l'abito da vestire. Calpesta. Siamo al 25%. Ok. Calpesta ancora. Siamo al 50. 75. E calpesta. Ok, a posto. Allora, raccogli. Questo me lo butti. E te ne puoi andare a dormire, dai. Basta così. Poi avresti anche fame, va bene. Ora vado avanti io, le tiro un po' sui bisogni e la preparo per andare al lavoro. Ok, ci siamo. È mattina. Lei sta finendo di ammirare la sua figura impeccabile. Ah, ce l'ha consegnato la posta. Questa sarà un'altra pozione, sicuramente. Comunque, direi di andare al lavoro. Finiamo di specchiarci dal lavoro, tanto. Ok, allora, cosa dobbiamo fare oggi? Oggi abbiamo l'ingaggio dello sceriffo di Alpha Centauri, che aveva una trama bella interessante. Sembrava un mix tra un western in salsa fantascientifica, perché la definizione era: è un mezzogiorno di fuoco su Alpha Centauri, e lo sceriffo Reynolds è alle prese con una banda di fuorilegge. Sono arrivati i famigerati dirtigenti Fox e stanno cercando di proibire ogni divertimento nel sistema solare. Per sventare il piano, Reynolds e la sua posse di indipendenti combatteranno ben oltre il tramonto dei tre soli, alla luce delle luci del deserto. Quindi è un po' un mix, no? E quindi ero un po' curiosa di vedere come funzionava. Ok, siamo riusciti a specchiarci, perfetto. Ah, oh, vedete, proprio l'ambientazione western. Bene, meno male, sono felice. Ora poi vedremo il set per bene. Bellissimo, già sto adorando. Allora, sono sempre le stesse cose, quindi le faccio io e se non c'è nulla di nuovo, di particolare, ci vediamo al momento di girare. Ok, ragazzi, ho fatto tutto, manca solo il trucco e parrucco. Wow, per la prima volta non ci hanno fatto bionde. Siamo castane. Fammiti vedere, sei bella. Sì, ora ti mando allo specchio. Jennifer, sei fighissima così, stai molto bene. Ti dona il castano, chiaro, devo dire. Ok, anche il trucco non è male, carino. Dai, ora vieni qui a farti vestire. Fa che sia un vestito da cowboy, fai che sia un vestito da cowboy. Dai, dai, voglio proprio vedere come ti conciano. Vediamo questa creatura meravigliosa come ce la conciano stavolta. Bellissima! Bellissima! Bella, bella, adoro, adoro, adoro. Fantastico, meraviglioso! È ancora meglio delle mie più rose aspettative. Scusate l'entusiasmo, speravo molto in un costume del genere. Ma quanto sei bella! Sei troppo bella! Ok, allora, siamo pronti, abbiamo fatto tutto, quindi diciamo al regista che siamo disponibili per girare e prepariamoci per questo bellissimo spettacolo. Dai. E speriamo, insomma, che vada tutto bene. Ora si accendono le luci e vediamo questo set meraviglioso. Meraviglioso. Quindi qui c'è il saloon, ovviamente, fantastico. Troppo bello. Qui abbiamo il fuori del salone. In realtà è un set continuo. Qui abbiamo il dietro le quinte, quindi da qui a regola forse si può uscire, non lo so. Con il pozzo, no, vabbè. Bellissimo, guardate lo scenario dietro. Oh, vabbè, meraviglioso.
che si vede anche dietro le finestre, no, vabbè, fantastico, guardate qui, e qui ovviamente c'è la prigione, bello, mamma mia quanto mi piace, speravo proprio che fosse ambientazione western, mi piace da morire. Allora, cosa dobbiamo fare? Dunque, interpretare la scena di uno sparo del raggio Sim, sì, perché è mezzo fantascientifico questo coso, quindi... sarà un po' strano. Interpretare la scena di un urlo, interpretare una scena chitarristica. Va bene, Far West ci sta. Va bene, allora cominciamo da qui. Spara il raggio Sim. Facciamo sempre tutto rischioso e vediamo un po' come se la cava. Mamma mia, mi piace questo. Questo look è veramente bello. E infatti abbiamo loro vestiti da in maniera fantascientifica. C'è la caduta tipo apocalisse zombie. Va bene. Bene, qui stanno facendo le prove. Quanto sei figa, mamma mia! Sei bellissima, con raggio laser e vestita da cowboy, tipo, col vestito, mamma mia. Sei troppo figa, Jennifer. Allora, poi qui abbiamo lotta. E si va subito al dunque, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Ok, bravi. Mi sembra sia andata bene anche questa, ok. Poi, la scena di un urlo, mi sa che passiamo... Oh, guardate, qui c'è anche proprio l'ingresso del saloon. Ma quanto è bello questo set. Allora, dovremmo essere a fare questa. No, suona la chitarra. La scena di un urlo mi sa che è la prigione. Dai, facciamo qui, suoniamo la chitarra. Va bene, ci sta. Dai, che nel canto sei brava tu, nel suono e tutto. Sentitela? Molto folk, molto country. Mamma mia, Jennifer, bravissima. Sei proprio brava. Accidenti. Poi ti sta. Poi non so, mi piace il colore del vestito. Questa collana qui. Mi piace proprio tanto come sta. Le dura tantissimo. Ok, poi dobbiamo fare. Allora, questo. Raccontare una barzelletta. Va bene, dai, facciamo anche questa. È un po' tesa. Dovremmo andare. Però sta andando bene, anche se è tesa in realtà. Stanno andando bene le scene. Sentite la musichina. Oh, vabbè, meraviglioso. Poi con la musichina in sottofondo, fantastica. Però aspettate, fatemela un attimo specchiare perché ho paura che con questa tensione mi faccia qualcosa di sbagliato. Mando un attimo alla specchio e poi continuiamo con l'ultima scena. D'altra parte lei è una diva, può anche fare un po' le sue pause da prima donna. Ci sta come cosa, no? Scusate, fermatevi un attimo che devo un attimo andare a specchiarmi. Va bene, poi ci mancherebbe questa qui nella prigione. Sempre con questo specie di rettiliano, va bene, quindi dai, urla parole proibite. Lui è già qui che ci aspetta. Oh, volano parole grosse. Ok, mi sa che dobbiamo adesso sì chiuderlo in prigione, infatti, in prigione. Andiamo questa bella scena di arresto. E sentite la musichina? Tan. Tan, tan, tan. Bellissimo. Ok, abbiamo finito, perfetto. Ok, quindi non ci resta che vedere com'è andata. Mi spiace lasciare questo vestito perché mi piaceva proprio tanto. Anche l'acconciatura, stava proprio bene la nostra Jennifer. Sono contenta. Oh,
molto bene. Caspita, più di 8.000 simole abbiamo guadagnato. Bene, bene, bene. Tanta, tanta fama. Quindi andiamo a casa e mi sa che siamo stati promossi. Eh sì, infatti. Allora, promossa a icona del grande schermo. Jennifer è stata promossa a icona del grande schermo. 9 audizioni sono disponibili. Ah, ora scusate, una cosa che non c'entra niente, che vi avevo detto che ho sistemato la casa. Ho messo anche, ho finito di mettere le fioriere qui. Vabbè, piccolo dettaglio, ora che le ho viste mi è venuto in mente. E piove, che bello. Allora, vediamo un pochino. Icona del grande schermo. Siamo al massimo livello, ragazzi. Siamo al vertice della carriera. Il nome di Jennifer fa ufficialmente parte della storia del cinema, addirittura. I suoi progetti verranno analizzati dagli studenti di cinema nei decenni a venire. Gli impercettibili movimenti dei muscoli facciali con cui è in grado di esprimere complesse emozioni saranno studiati dagli attori alle prime armi in ogni angolo del globo. Inoltre Jennifer farà una montagna di soldi. Bene, evviva! Quindi sblocchiamo costume da paladino, costumi fantascientifici e set per quartier generale del paladino. Va bene, quindi ora la paga media di 9.800 simoleon, molto molto bene. Vediamo un pochino che ingaggi abbiamo sbloccato allora. Ragazzi, guardate qui, siamo quasi alla quarta stellina, ci manca pochissimo, ci manca veramente poco. Bene bene. Allora, di nuovo abbiamo sbloccato torneo d'onore. E poi le altre le abbiamo già viste tutte, quindi io direi di guardare questa. La paga è interessante, va bene. Serve livello 7 di carisma, che in teoria dovremmo già avere, devo controllare. L'ora dell'audizione è saltabile, va bene. L'ora dell'ingaggio sarà giovedì alle 9, perfetto. Quindi, il regno di Advorton stava attraversando un periodo difficile. Questo quindi è un fantasy o comunque ambientato nel Medioevo sicuramente. O uno storico, insomma, vediamo. Ed era pronto a giurare lealtà a un prode cavaliere disposto a guidarlo. Ma il popolo di Advorton era orgoglioso e non si sarebbe mai sottomesso a un cavaliere che non avesse onorato le virtù cavalleresche. Fu così indetto un torneo d'onore per dimostrare il valore di qualsiasi cavaliere desideroso di salire al trono. Va bene, io direi che possiamo farlo, anche perché insomma almeno vediamo nuove scenografie e nuovi costumi, quindi avremo l'audizione il giovedì, perfetto. Cioè l'audizione, avremo l'ingaggio il giovedì, perfetto. Quindi ragazzi, manca veramente pochissimo per ottenere la quarta stellina di fama, molto molto bene. Andiamo un pochino a vedere che pozione ci hanno regalato, le bollette, va bene, ce lo possiamo prendere, ma credo anche che ci abbiano dato un'altra pozione adesso. Ok, perfetto. Grazie. Quindi, che abbiamo preso? Allora, celebre siero igienico, potenzia l'aumento di abilità, effetto collaterale, rimuove qualsiasi fettore persistente. Bene, ci fa piacere. Allora, guardate, lo vediamo subito insieme l'effetto. Bevi. Così lo vediamo subito. Ecco qui. Bevuto, perfetto. Quindi... aumento grazie al celebre siero. Grazie al celebre siero Jennifer ha svilupperato tutte le abilità più velocemente per un certo periodo. Il siero ha avuto anche effetto collaterale di aumentare la sua igiene, sicché ora si sente tutta fresca e pulita. E quindi vieni qui e ti eserciti nei discorsi. E dovremmo sviluppare appunto più velocemente proprio l'abilità di carisma, che in realtà abbiamo già a livello 7. Ma va bene, lo facciamo lo stesso. Guardate, adesso cammina sempre così comunque, eh? Cioè cammina sempre con sta puzza sotto il naso. Vedete, guardate come avanza molto più velocemente la barra dell'abilità, vedete? Quindi questo è proprio l'effetto delle pozioni, va bene. Quindi andiamo un pochino avanti, te poi hai bisogno di divertirti effettivamente. Allora adesso facciamo una bella cosa. Allora vale per altre 2 ore, allora sfruttiamo un altro pochino l'effetto del siero, poi mi vai in bagno. E poi contattiamo l'agenzia di pubbliche relazioni. Ok, siamo stati grandiose, quindi l'agenzia stiamo fremendo tutti. Siamo certi che quest'anno sarai candidato a un premio delle stelle. Ok, non ce l'hanno ridetto, però in teoria... Ah, a proposito del premio delle stelle! Fatemi vedere... Oh, eccolo qui! Perfetto! Guardate che bello! Quindi, aspettate però, fatemi vedere un attimo... colloca nell'inventario, fatemi vedere cosa dice. Premio destinato al vincitore del prestigioso evento. Solo i migliori tra i migliori potranno esporlo a casa propria. Perfetto, vediamo, ma io posso metterlo per esempio anche qui? Eh sì, almeno esponiamo i premi
proprio in Bella Vista. Oh, vedete, almeno appena uno entra, subito capisce chi comanda. Così. Va bene. Quindi dicevo, finisce un altro pochino finché dura l'effetto del siero, poi chiamiamo l'agenzia di pubbliche relazioni perché voglio partecipare a un'altra festa, così vediamo se ci aumenta un altro pochino la celebrità, insomma. Che è successo? Euforia da celebri siero svanita per la graduale scomparsa degli effetti. Gli effetti da celebri siero sono gradualmente scomparsi, lasciando Jennifer... E fatemi leggere però... lasciando Jennifer con un senso di indolenza. Sarà più lenta ad acquisire qualsiasi tipo di abilità. Ah, per un certo periodo. Naturalmente potrebbe sempre bere un altro cerebrisiero per ritrovare la grinta smarrita. Quindi l'effetto collaterale è questo. Allora, poi ammira, anzi aspetta a chiamare. Prima ammira la figura impeccabile, che sei tesa, e non vogliamo essere tesi prima di andare all'evento. E poi contattiamo l'agenzia di pubbliche relazioni. E poi ci andiamo un po' a divertire. Tanto alla festa in teoria dovrebbe divertirsi. Ok, inseriamoci nell'elenco degli invitati di una celebrità. Dai, bacci di corsa. Guardate, ormai cammina sempre così. Appena diventa fiduciosa, è incredibile. Aspetta, però non ti ho fatto mettere gli abiti da festa, maledizione. Metti l'abito da festa. Niente, troppo tardi. Ok. Oh, addirittura siamo diventati amici di Thorn Bailey, il tuo nuovo amico. Caspita, tu sì che sai come ci diverti alle feste. Niente paura, ho visto paparazzi in giro. Noi celebrità dobbiamo guardarci le spalle a vicenda, no? Fatti sentire qualche volta. Però è stordita per la festa tra le celebrità. Perfetto. Bene, bene. E in teoria, insomma, dovremmo aver guadagnato un altro po' di fama. Vedremo la prossima volta di raggiungere anche la quarta stellina. E vedremo un po' quindi questo ingaggio. Quindi, allora, mi ha già contato, sviluppa l'abilità di recitazione, sviluppa l'abilità di carisma, perfetto. E dobbiamo esercitarci nelle scene drammatiche, va bene. Quindi la prossima volta, insomma, lavoreremo un pochino su questo ingaggio. Io comunque direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Io magari andrò appunto là con questi soldini guadagnati a finire un po' di sistemare anche la cabina d'armadio. Poi sistemo un po' il giardino e di base, insomma, la casa questa è pronta. Tanto poi puntiamo direttamente alla mega villona dei pinnacoli, diciamo qui ristrutturiamo la casa principale, ma questa insomma è un po' una casa di appoggio, poi noi puntiamo chiaramente ai pinnacoli, insomma. Oggi possiamo ritenerci soddisfatti, abbiamo vinto il nostro primo premio delle stelle, quindi abbiamo completato anche quest'altra pietra miliare, ora ci manca soltanto l'ultima, e abbiamo raggiunto il massimo livello della carriera di attrice, quindi insomma stiamo ormai a buon punto, diciamo che la celebrità di Jennifer è sempre più elevata e quindi insomma la vetta più assoluta si sta facendo sempre più vicina. E abbiamo visto insomma un'altra esibizione della nostra Jennifer in versione cowboy spaziale. E abbiamo visto il bellissimo set western, molto molto bello. Va bene, comunque, come dicevo, io per questo episodio mi fermerei qui. Spero che vi sia piaciuto e come sempre fatemi sapere cosa ne pensate con un mi piace e nei commenti. Se volete rimanere aggiornate sulle prossime uscite della miniserie, vi ricordo come sempre di mettere la spunta sulla campanella delle notifiche o anche di seguirmi su Instagram se avete un account, perché anche lì vi tengo sempre aggiornati e vi condivido ogni tanto anche qualche piccolo contenuto extra. Quindi io davvero mi fermo qui e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi!